Cari ragazzi, in questo video parliamo del piano cartesiano. È un'introduzione, soprattutto per le scuole medie. È un argomento molto semplice, però importante, perché spesso esce proprio all'esame. Prima di vedere come si trovano i punti, dobbiamo sapere due cose di teoria. Innanzitutto, queste rette sono perpendicolari, sono orientate perché hanno queste frecce e ci dicono che i numeri vanno a salire da qui e da qui, mentre scendono verso qui e verso il basso. La retta orizzontale si chiama asse delle x o asse delle ascisse. La retta verticale invece si chiama asse delle y o asse delle ordinate, hanno questi due nomi. Il punto centrale in cui le due rette si incrociano viene detto invece punto di origine degli assi e si indica con la lettera O. E infine ci sono i quadranti. I quadranti sono quattro e sono: questo spazio qui è il primo quadrante, questo spazio qui è il secondo quadrante, questo è il terzo quadrante e questo qui è il quarto quadrante. Vediamo ora come si trovano i punti. Il procedimento è molto semplice ed è molto simile al gioco della battaglia navale. Dobbiamo trovare questi quattro punti A, B, C e D. E queste invece sono le coordinate. E qui, attenzione, la cosa più importante da sapere è che il primo numero ci indica il valore della x, quindi stiamo su questa linea, mentre il secondo numero ci indica il valore della y, quindi andremo su questa retta qui. Quindi, per trovare il punto A con coordinate 1, 3, dobbiamo fare così. Partire sempre dall'origine, quindi dal punto 0, 0. Se i numeri delle x sono positivi, mi sposto verso destra. Se sono negativi, mi sposto verso sinistra. Stessa cosa per le y. Se sono positivi, salirò verso l'alto. Se sono negativi, mi sposto verso il basso. Per cui per il punto A, 1, 3, devo fare così. Ingrandiamo un pochino, parto dall'origine, mi sposto verso destra di 1, arrivato qui salgo su di 3 e ho trovato il punto A. Andiamo a trovare adesso il punto B con coordinate meno 2, 2. Partiamo sempre dall'origine, quindi meno 2 mi devo spostare stavolta verso sinistra, quindi meno 1, meno 2, la y è più 2, quindi da qui salirò di 2, quindi 1 e 2. Questo qui è il punto B con coordinate meno 2 più 2. Troviamo il punto C, quindi partendo sempre dall'origine mi sposto di 5 verso destra perché il segno qui è positivo, quindi siccome è positivo andrò verso destra di 5, quindi 1, 2, 3, 4, 5, qua più 5, ma devo scendere di meno 3 perché il segno è meno, quindi 1, 2, 3. Questo qui è il punto C con coordinate più 5, meno 3. Infine troviamo il punto D, meno 3, meno 4. Partiamo sempre dall'origine. Il primo numero è meno 3, quindi sull'asse dell'X mi sposto verso sinistra, quindi 1, 2, 3. Dopodiché la Y è meno 4, per cui devo scendere di 4, 1, 2, 3 e 4. Questo qui è il punto D. Ora vi potrei chiedere ad esempio in che quadranti si trovano questi punti, quindi vedete che A si trova nel primo quadrante, B si trova nel secondo, D si trova nel terzo e C si trova nel quarto. Piccolo suggerimento, quando contate i punti non contateli così, cioè mettendo i segnetti in mezzo, ma andateli a mettere qui dove si incrociano i quadratini, quindi qui devo trovare 3, 5, quindi 1, 2, 3, salgo di 5, quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Quindi questo qui è il punto che vado a trovare. Vediamo anche al contrario, cioè vi segno dei punti qui sopra e dovete risalire alle coordinate. Quindi possiamo dire che questo è il punto A, punto B, punto C e punto D. Quindi vado a vedere il punto A, traccio le lineette, per cui qui sull'asse dell'X dove sto? Parto da 0, quindi 1, 2, 3, 4, quindi vado a scrivere 4, virgola, sempre la virgola. Qui invece sto a 1, 2, 3 e 4, quindi 4, 4. Andiamo a vedere il punto B. Il punto B si trova qui, quindi la mia x, attenzione, vedete, è 0, perché non mi sposto qui. Qui è 1, più 1, ma stando qui sto a 0, per cui B sarà di coordinate 0, 1 e 2. Troviamo C. C si trova qui, esattamente all'origine degli assi, quindi le sue coordinate saranno 0, 0. Vediamo il punto D. Il punto D si trova qui, per cui sull'asse dell'X si trova 1, 2, 3.
3,0, perché trovandosi qui sull'asse delle x non ha la y, quindi 3,0.